Perché io ero meduno, quindi mi ricordo che l'avevamo. Alle medie? No, Alle all'elementare. elementari, sì. Primi 10 anni ero lì. Anzi, i primi 9 anni, perché io quando sono arrivato qui sono arrivato in una seconda. E mi hanno dato una seconda. E quindi ho fatto seconda, terza, quarta, quinta, 4 anni, più altri 5 anni ho fatto il maestro unico. Solo Quindi lui è io. stato solo lui, Solo come io. se voi aveste solo la maestra Giovanna Sì. e non la maestra Daniela che No. fa inglese, la maestra No, no, Giovanna. Solo lui, solo la maestra Giovanna. sì, un maestro solo, per due giri, diciamo così, due Due cicli. classi, sì. E poi invece abbiamo fatto il 3 su 2, un anno anche il 4 su 3 eravamo, ma di solito cercavamo di fare il 3 Dopo su sono, 2, diciamo, è divenuta una cosa i moduli simile a come quella di adesso. oggi. Io ho sempre fatto matematica e scienze dopo, facevo matematica e scienze, poi qualche volta facevo anche ginnastica, facevo quello che serviva, Quello che si insomma, doveva. quello che si doveva fare. Geometria? Come? Sì, tutta roba mia quella. Ci Quella dovrebbero essere ancora un po' di roba mia che gira, perché vedo che ogni tanto mi torna fuori, mi arriva qualcosa. da altre parti. C'era di interessante e di valore nel tuo insegnamento E in questa scuola? Qui c'è stata sempre una grande attenzione sul territorio e i vari lavori che venivano fatti nelle case. Quindi abbiamo avuto una grandissima attenzione verso le coltivazioni, verso gli allevamenti, verso il tipo di terreno che serviva per fare questo, per fare quello. E man mano che passavano gli anni abbiamo sempre studiato il nostro territorio in una maniera molto tenace. Cioè, i ragazzini erano curiosi di sapere, di avere altre informazioni sul lavoro dei loro genitori, informazioni però che venivano dalla scuola. E quindi, se dovessi dire, la materia più importante era proprio lo studio del territorio. Sì, c'era un grande interesse. Storia, Storia, geografia, la storia, la geografia, scienze. le scienze, l'ambiente, Sì. l'educazione all'ambiente, quindi Certamente. quello di cui stiamo parlando molto anche in questi giorni. Una grande sensibilità. Sì. Sì. Ma te con i tuoi alunni non andavi mai a fare Certo, siamo stati dappertutto. Siamo stati dappertutto, adesso non me le ricordo dove, ma siamo stati a Venezia, abbiamo sempre portato in gita. Sì, Venezia, una volta abbiamo trovato che l'acqua alta, che lì mi sono divertito un po' Meno, meno, meno. diciamo così. E siamo stati sul Carso a vedere la grotta gigante, Beh, siamo voi andati, andate sì, siamo stati a Trieste, siamo andati in diverse parti. a Come? A Udine. Udine anche siamo stati. Beh, diciamo che una volta la gita era una volta l'anno, eh. Soprattutto quando c'era il maestro unico, vi dico la verità, uscivamo spesso, andavamo nel boschetto di Sì, là a fare questo si certe fa. cose. No, un'altra cosa, Sì. mi raccontava sempre su queste cose interessanti, più o meno interessanti, il maestro Benito che Sì. si faceva sempre, ma era una tradizione, quindi io credo, ma anche nei miei ricordi credo ci sia, che facevate un teatro, un'accademia. Voi l'avete continuata, ci sono stati degli anni sì, degli anni No, no. per un periodo non l'abbiamo fatta, poi abbiamo ricominciato a farla quando gli ultimi 5-6 anni facevamo la festa di fine anno con l'Accademia, ma per tanti anni non l'abbiamo fatta, perché per fare queste cose qua Ci ci vuole tempo. serve qualcuno che traini. E quando è arrivata la Marisa, quando è arrivata, c'erano due o tre insegnanti. C'era uno che era un artista, abbiamo ripreso in mano questa cosa qui con la recita di fine anno, però mi pare che l'abbiamo ripresa gli ultimi 5-6 anni che c'ero io. Io mi ricordo di questa cosa. Prima non mi ricordo, no, non ho un ricordo forte di questa cosa, Cioè, com'era il paese intorno? sì, A proposito di territorio, ma no? Ci interessa anche conoscere un po' il contesto di guardaci. questo che sta attorno alla scuola. Non è cambiato moltissimo, togliendo le case nuove che hanno fatto lungo questa strada qui, quelle case
un po' schiera che c'erano, che hanno fatto quelle nuove qui dopo la, come si chiama, la cartoleria. Sì, quelle nuove. Sì, non c'è questo grande cambiamento, insomma. Quelle grandi case che vedete sulla strada per andare giù al Dandolo c'erano già. Quindi la piazza, va bene, la piazza l'hanno fatta, se non è tanto. Ma non era chissà che diverso, se devo dire la verità. Quindi case sparse, sì. Questi borghi, a parte quello che è concentrato qui intorno. Sì, ma non... Lavoro sempre? Lavoro principalmente i lavoratori di campagna. O lavoravano nella stalla, nell'orto, nei campi, oppure lavoravano nella zona industriale. Credo sia ancora. O c'è qualcuno che fa questo e quello. Sì. Che magari lavora in fabbrica e poi ha anche delle attività a casa. Però i ragazzi di campagna erano molto interessati ai lavori agricoli. I bambini che disegnavano trattori erano veramente tanti. Grande conquista la mensa. Noi dobbiamo ringraziare tanto quelli dell'asilo, perché quelli dell'asilo ci hanno ospitato per tanti anni e gli abbiamo dato un po' fastidio, poveretti, perché arrivavamo in un momento di... eravamo anche tanti, anche chiassosi, rumorosi, grandi, rispetto a loro che sono piccoli. Le insegnanti della scuola dell'infanzia sono state eccezionali in quegli anni lì, perché hanno capito che per salvare la scuola bisognava lavorare insieme. Sì, e tenere i bambini tutto il giorno lì. Certo. Questa